Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ed una nuova puntata di Top Up of the Week targata iPhoneItalia.com. Andiamo a vedere le migliori applicazioni scelte per questa settimana e i migliori aggiornamenti delle applicazioni più importanti. Iniziamo subito. Iniziamo con la prima applicazione che vi voglio mostrare questa settimana. Parliamo di un'applicazione che ci permetterà di gestire al meglio tutta la parte dell'editing fotografico in bianco e nero. Come sapete, ci sono tantissime regolazioni fotografiche se parliamo di fotografie in bianco e nero, perché ci sono tantissime variabili da poter controllare all'interno di un'immagine del genere. Spesso e volentieri con le applicazioni classiche per la gestione delle immagini, non si trovano tutte le impostazioni che possono rivelarsi utili nella gestione di un file in bianco e nero. Per questo, questa applicazione è molto molto focalizzata, è molto apprezzabile perché ci mette a disposizione un intero corredo di funzioni specifiche proprio per le immagini in bianco e nero. Quindi potremo andare a regolare tantissimi parametri, c'è davvero da perdersi all'interno di tutte le regolazioni per creare l'immagine in bianco e nero perfetta. Ovviamente perfetta per determinate occasioni e per determinati tipi di messaggi che si vogliono comunicare. Applicazione che non supporta ancora, per esempio, le estensioni di iOS per poter gestire direttamente dall'app foto l'editing, però che è molto molto completa e davvero interessante. La prossima applicazione è un'applicazione destinata a tutti gli amanti del cinema. Parliamo di un'applicazione che ci metterà a disposizione un intero elenco di tutti i film usciti e in uscita, dei cinema che trasmettono quei determinati film e di tutte le news, le indiscrezioni e tutte le notizie più importanti relative ai film in uscita, agli attori, alle case produttrici, insomma, a tutto quello che può entusiasmare un appassionato di cinema. Applicazione che ci permette anche di scaricare dei magazine più approfonditi in modo semplice dalla sezione apposita per poter andare ad ampliare, insomma, tutta la conoscenza relativa ai film più importanti e alle notizie. Ho provato anche la localizzazione per trovare i film nei cinema nei dintorni, anche se questa ancora non funziona proprio correttamente perché non ci sono tutti i cinema nel database, quindi c'è ancora qualcosina da fare a livello di ottimizzazione, però in ogni caso è un'applicazione che ha buone potenzialità e che sicuramente con qualche aggiornamento può diventare un must per iPhone. La prossima applicazione è un'applicazione realizzata da Zanichelli, è un'applicazione che aiuterà tutti gli studenti alle prese con la fisica. L'applicazione si chiama Fisica in 3 minuti e ha a disposizione una specie di compendio di tutte le nozioni più importanti da ripetere e da memorizzare sulla fisica in un'interfaccia comunque molto gradevole, anche se disponibile solo in modalità orizzontale. Nell'applicazione, nella versione gratuita, diciamo quella liberamente scaricabile, c'è un limite di, se non sbaglio, 6 argomenti. I primi 6 sono appunto consultabili, per gli altri bisognerà eseguire un acquisto in app. In ogni caso, un'applicazione che può essere utile per chi ha sempre bisogno di un compendio per poter avere a disposizione le cose più importanti relative alla fisica. La prossima applicazione è realizzata da PlayStation e aiuterà tutti i giocatori a rimanere in contatto con i contatti, appunto, di PlayStation Network. È un'applicazione che ci permette di inviare messaggi e di chattare dal nostro smartphone con gli altri contatti che abbiamo, sul nostro account PSN. In questo modo potremo vedere quali dei nostri amici sono online, quali stanno appunto giocando, con i quali possiamo andare a interagire, con quali possiamo scambiare qualche messaggio. È un'applicazione molto comoda anche per esempio per continuare una conversazione iniziata su console e poi averla a disposizione anche magari in mobilità. Applicazione comunque molto carina e che può avere la sua cerchia di utenti, anche se ovviamente legata al network di PlayStation. Poi vi segnalo anche un'applicazione che anche Apple ha scelto di inserire nella lista delle sue applicazioni in evidenza, ovvero l'applicazione ufficiale della UEFA Champions League con tutte le informazioni relative alle squadre, ai gironi, alle competizioni, alle novità, alle formazioni, alle indiscrezioni, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla UEFA Champions League. È un'applicazione che certo chi segue il calcio magari già conosce, però è stata anche messa in evidenza adesso da Apple, quindi può essere uno spunto per chi ancora non l'ha mai provata.
Come ultima applicazione vi parlo di un'applicazione che ho provato già dalla versione beta che ci aiuta a ridurre il consumo di carburante in modo tale da ottimizzare sia i consumi e le spese e anche in modo tale da inquinare di meno, quindi salvaguardare l'ambiente. È un'applicazione che ci permette di inserire tutti i dati relativi ai vari rifornimenti, ovviamente legati anche al tipo di vettura, ai consumi dichiarati, eccetera, e poter fornirci subito le informazioni e le statistiche, almeno dopo un paio di rifornimenti, sul nostro stile di guida, sul nostro consumo medio, su tutte le informazioni che possono essere utili per capire quali sono i piccoli difetti che abbiamo alla guida, come ad esempio avanzare sempre con una marcia ridotta rispetto a una marcia superiore, oppure magari partendo con accelerazioni brusche, eccetera. Ci sono anche dei consigli che ci aiutano ad ottimizzare il nostro stile di guida in modo tale da renderlo più eco, quindi per farci sia risparmiare a livello economico sia per salvaguardare l'ambiente. Applicazione realizzata benissimo, con una ottima grafica, con una grande fluidità e davvero molto molto completa, piena di dettagli e informazioni che davvero ci possono essere molto utili. Bene, ora passiamo alla sezione aggiornamenti per quanto riguarda questa puntata di Top Up of the Week. Andiamo a vedere le applicazioni più importanti che si sono aggiornate nell'ultima settimana. Innanzitutto si è aggiornata l'applicazione di GoPro con il supporto ad Apple Watch, quindi per poter controllare le videocamere GoPro direttamente dall'Apple Watch, vedere un'anteprima e cambiare le impostazioni. Si aggiorna anche Google Photo con l'arrivo degli album condivisi, una funzione che era stata annunciata a settembre che adesso è arrivata agli utenti. Si aggiorna Aviary, si aggiorna Pixelmator con il supporto al 3D Touch, sia per il pick e il pop all'interno dell'app, sia per le azioni rapide, sia addirittura per il tratto a seconda della pressione durante l'editing, può essere molto interessante. Supporto al 3D Touch, supporto ad Apple Pencil e ad iPad Pro. Poi si aggiornano anche Messenger, PayPal, Shazam che risolve alcuni bug, poi si aggiorna Scanbot, si aggiorna finalmente l'app Remote con il supporto alla nuova Apple TV 4, si aggiornano ancora Parcel, TripAdvisor, YouTube, Skype e Instagram. Va bene ragazzi, con questa puntata di Top Up of the Week noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per avermi seguito, ci rivediamo quindi la settimana prossima con la prossima puntata di Top Up of the Week e anche durante la settimana con gli altri video. Da Francesco Siciliani è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. A presto!